Ciao a tutti, bentornati sul canale. Finalmente riesco a fare un po' di video, quindi penso che oggi registrerò un paio di video, perciò se mi vedete anche fra una settimana vestita così è perché non ho voglia di cambiarmi. Finalmente è arrivato comunque il momento di parlare di Fun Home di Alison Bechdel. Come sapete, perché ormai sono mesi che vi dico, vi parlerò di questo fumetto, mi è piaciuto tantissimo e quindi avevo voglia di fare un video separato proprio perché penso che se lo meriti tutto. Come saprete, questo è un memoir, quindi racconta parte della vita della scrittrice, dico parte perché si incentra in particolar modo sul rapporto di lei con il padre. Il titolo Fun Home fa riferimento al fatto che il padre, appunto, della Bechdel era un professore di inglese, ma aveva anche ereditato l'impresa di famiglia che era un'impresa funebre, onoranze funebri, quindi Fun sta per Funeral Home in realtà. E la vicenda, diciamo, senza fare spoiler perché questo è qualcosa che si sa praticamente fin dall'inizio, è che il padre, appunto, di Alison muore, possiamo dire, prematuramente, perché comunque muore che lei è all'inizio dell'università, quindi quando aveva circa 20 anni, giù di lì. E lei quindi ripercorre un po', appunto, quello che è stato il loro rapporto, perché succede che nel momento in cui il padre muore vengono a galla anche cose che lei da giovane, possiamo dire da più piccola, aveva in un certo senso intuito, aveva capito magari che qualche volta c'era qualcosa in un certo senso di strano, ma che solo dopo capisce, e cioè che il padre era in realtà omosessuale. All'epoca ovviamente questa cosa non era particolarmente ben vista e addirittura era stato anche arrestato ad un certo punto perché era stato sorpreso a bersi una birra con un ragazzo minorenne. Ovviamente, cioè, niente di scandaloso per noi oggi, però per l'epoca si poteva essere arrestati. Il fatto è che lei ragiona su questa cosa perché lei stessa durante il college scrive una lettera a casa per annunciare il fatto di essere lei stessa omosessuale, ma non sapeva ovviamente del padre, quindi lei pensava di fare questo annuncio sconvolgente quando in realtà, e quindi non capisce perché la famiglia non reagisce in chissà che modo, perché in realtà c'è tutto questo diciamo trascorso. Ma non è questo tanto il punto, secondo me, del romanzo. Il punto è analizzare da parte della scrittrice appunto il rapporto con il padre e il rapporto anche con la letteratura, perché questo è uno di quei classici libri che parlano di libri in un certo senso, perché il padre, appunto, dicevo, è un insegnante, un professore di lettere, potremmo dire, ed è anche una persona estremamente maniacale, potremmo dire, nei confronti di tutto ciò che è bello. Il graphic novel infatti comincia proprio con facendo vedere il padre al lavoro che mette tutti questi drappeggi e tende e rende la casa una specie di, non dico mausoleo, però ha una cura quasi maniacale per i dettagli, quindi mette tutto a posto da solo, crea questo giardino ricchissimo di piante, è molto attento anche al modo di vestire e spesso critica la figlia perché invece lei è un maschiaccio, non gliene frega niente, insomma, di vestiti, capelli, niente, nel modo più assoluto. Però i due è come se non avessero una vera e propria relazione, non parlano più di tanto, non comunicano molto. Lui non è il classico padre che instaura un rapporto particolarmente caloroso con la figlia, comunicano però attraverso i libri che lui le fa leggere, che lui le consiglia, ma anche i libri che lei poi comincia a leggere di sua spontanea volontà. Il padre era molto appassionato alla figura di Fitzgerald e cerca di vedere parallelismi fra la vita, appunto, dello scrittore e la sua vita.
Poi c'è il momento in cui Alison va all'università e il suo rapporto con la letteratura cambia di nuovo perché vede come diciamo il modo di analizzare i libri e non si trova d'accordo, ecco, con l'atteggiamento accademico che molto spesso effettivamente può rovinare la lettura. Diciamo che nel suo caso ha una brutta esperienza con l'Ulisse di Joyce. Ma quello che mi è piaciuto forse di più, oltre a questa attenzione nei confronti della letteratura e a questo continuo intrecciarsi della vita e della letteratura, è anche il fatto che ci sono tanti salti temporali, tanti ricordi che la scrittrice fa riaffiorare. Lei va a riprendere anche i suoi diari ed è bello quando ad esempio dice... quando ad esempio osserva che quella determinata entrata nel diario in realtà era una bugia, che si ricorda che aveva scritto quella cosa perché in realtà era successo qualche cos'altro, che è tutto quello che chiunque tenga un diario sa, no? Alla fine, se non possiamo mentire a noi stessi, figuriamoci se non possiamo mentire anche agli altri. In ogni caso, è una storia appassionante, e penso che ogni persona possa trovare qualcosa qui dentro che faccia in un certo senso breccia. Penso che l'autrice sia molto brava proprio a narrare questa storia in maniera molto, molto naturale, con un fluire del racconto molto naturale e accattivante, fa venire voglia di andare avanti e di capire non tanto cosa succeda, perché alla fine è chiaro fin dall'inizio cosa succede, però è bello vedere come qualsiasi vita, anche quella che magari all'apparenza è la più calma in un certo senso, in realtà possa nascondere molto di più, e come anche le persone con le quali viviamo possano in un certo senso esserci quasi sconosciute e strane. La Bechdel è anche famosa per il famoso Bechdel test, però non è qui che viene citato, credo che sia in Are You My Mother, che è in un certo senso il companion di questo libro perché esplora il rapporto con la madre, e sicuramente voglio leggere anche quello. Volevo appunto dedicare, dicevo, un video singolo a questo romanzo, a questa graphic novel, perché mi è davvero piaciuto tantissimo. Uno di quei romanzi a cui mi capita di ripensare proprio per le tematiche che tratta, per questo suo modo di legare anche la vita di tutti i giorni alla letteratura, che secondo me è il modo giusto in un certo senso di vivere i libri. I libri non sono così una cosa che serve, non so, per fare vedere quanto siamo acculturati o per essere solo intrattenimento. Penso che quello che lei vuole dire in questo romanzo, quando parla appunto di letteratura, sia il fatto che possa parlarci di noi stessi, che possa aiutarci anche a comprendere il punto di vista di altre persone e che possa avere un impatto su di noi. Quindi niente, smetto di parlare a vanvera. Se l'avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete letto anche altro della Bechdel, fatemi sapere se avete dei consigli, qualsiasi cosa. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!